Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento con la video review, dove andremo oggi a recensire il titolo Peggle, prodotto da PopCap, divenuta famosissima in App Store per Zombies vs Plants, sia per iPhone che iPod Touch, ma che in precedenza aveva portato nello store virtuale di Apple, appunto Peggle, che è davvero un titolo arcade molto molto ben congegnato e ben realizzato e che vi andremo ora a mostrare di che cosa si tratta. Dunque, possiamo entrare nella modalità Quick Play, dai, almeno vi faccio capire un po' come funziona il tutto e affrontare il primo livello di gioco. Dunque, eccoci qua, possiamo semplicemente selezionare il nostro personaggio, vabbè, scegliamo questo simpatico roditore e come vedete abbiamo delle piccole sfere che è necessario distruggere per completare il livello. In particolare modo dovremo distruggere tutte le sfere arancioni rosse per riuscire a superare quello che è il livello di gioco. Qui in fondo inoltre c'è questa sorta di pentolone che se nel momento in cui la pallina arriverà in fondo, entrerà nel pentolone, avremo anche dei punti bonus. Mi sono accorto di non essere chiaramente molto chiaro, però ora andiamo a sparare la prima pallina e vediamo cosa succede. Vedete, la pallina rimbalza, tocca le varie parti, ve lo mostro meglio perché ho toccato il volume per sbaglio, tocca le varie parti, va a distruggere sia quelle rosse sia chiaramente le altre. Qua abbiamo anche centrato il pentolone sotto e quindi abbiamo una pallina in più, per completare il nostro compito che sono ora 9. E con queste 9 palline dovremo riuscire a distruggere tutti i pallini rossi per riuscire a completare il livello. E una volta completato il livello, ci sarà un premio che me esalta ogni volta, una canzoncina celebrativa molto famosa che vi andrò a mostrare tra poco, appena riuscirò a vincere su questo stage, che a me piace davvero molto. Vedete, dovremo essere capaci bene a capire dove e come rimbalzare la pallina. Poi andando avanti ci saranno palline che ci permetteranno di vedere in anticipo come si comporterà il rimbalzo, ma quelli sono degli extra che non abbiamo a disposizione in questo livello, che è uno di quelli iniziali. Il titolo è davvero molto molto ben congegnato, trovo. Graficamente, vabbè, è stupendo, davvero fantastico e ha una grafica sia semplice ma perfettamente in linea con quello che è il suo scopo, con quella che è la sua natura. Avete visto, qui abbiamo colpito una pallina verde e la pallina che abbiamo sparato all'inizio si è sdoppiata. Questi bonus infatti vengono assegnati colpendo delle speciali sfere presenti nei vari rompicapi, scusatemi, e che quindi... Aspettate. Avete visto? Questa è sicuramente una delle canzoncine celebrative che più possono esaltare in un videogioco e a me piacciono veramente molto. Andiamo a vedere magari un altro livello. E io ogni volta che riesco a superare uno stage, davvero impazzisco perché c'è questa canzoncina lì sottofondo che è davvero molto molto bella. Guardate, ora avremo questo schema un po' diverso e con anche dei mattoncini arancioni qui da eliminare. Quindi chiaramente il tutto si fa più complicato con solo 10 palline a disposizione. Faccio sentire anche l'audio un attimino. Naturalmente i livelli che vi sto mostrando saranno poi sbloccabili e disponibili poco alla volta tramite la modalità storia. E qui è successo quello che vi dicevo prima: colpendo la pallina verde ho la possibilità, guardate, muovendomi, di capire
in che modo si comporterà il rimbalzo, fare quindi una qualche sorta di strategia in questo senso, vediamo un po'. Non so, qualcosa del genere, così che poi vada a colpire di là. Ah, è andata bene, guardate. Non male, non male. Ok. Abbiamo ancora 7 palline per riuscire a avere la meglio su questo stash. Ah, accendi, quella è un po' buttata questa. Vediamo un po'. Ah, ok, palla gratis, per fortuna. Ok, alla fine non ne manco molto di palline arancioni, però devo un po' far stare attento, perché altrimenti si arriva con magari una sola pallina alla fine e con troppi mattoncini, quindi si è perso sostanzialmente, no? Okay, facciamo così, vedete, così posso sapere che colpendo la pallina di sinistra poi il rimbalzo andrà direttamente su quella di destra. Chiaramente questo è un gran vantaggio. Ora ho due palline e una sola da colpire. Posso ad esempio lanciarla qua, però mi sa che rimbalzerà un po'. Infatti. Due palline. Come posso fare così? Oh sì. Ragazzi, questo era dunque Peggle per iPhone ed Apple Touch. Come vi ho detto prima, si ha anche la modalità avventura dove si può insomma affrontare, guardate, livelli sempre più complicati e sempre più anche affascinanti, con queste forme molto particolari che vi faranno scervellare per riuscire a capire come venirne a capo sostanzialmente. Mentre se torniamo indietro premendo sul menu. Ma in menu possiamo vedere chiaramente che il titolo è tutto in inglese. Tra le opzioni troviamo semplicemente quelle che sono i settaggi per l'audio e anche la possibilità di modificare se siete mancini o meno. Davvero molto comodo. Ad esempio, pensando agli Stati Uniti, dove una grande parte della popolazione è mancina, sicuramente a loro farà piacere avere questa opzione. Bene, io con questo vi ringrazio come sempre per la visione e alla prossima. Ciao ragazzi!